Diamo inizio a un breve dibattito. Se ci sono ancora domande che sono rimaste dalle comunicazioni precedenti o sull'argomento attuale. Sì, una domanda molto scientifica. Ho visto i dati che hai presentato prima ed erano, c'era questa sinergia di effetto, quindi non era additivo l'effetto, era proprio sinergico, cioè non era data dalla somma dei due ma dal sinergismo. Questo è perché sono, secondo voi, pathway, diciamo, che insistono tutti sulla stessa direzione? Questa era la prima domanda. Quindi se questa sinergia può dipendere da pathway comuni. E secondo, se invece pathway biochimici, pathway di attivazione comune. E la seconda è se avete mai provato a pensare se ci possa essere sinergia tra situazioni completamente diverse, cioè un campo elettromagnetico e un carcinogeno chimico, per esempio. Allora, sì. Per quanto riguarda l'effetto sinergico, noi pensiamo che l'azione del campo elettromagnetico, soprattutto perché appunto in diversi studi, come ho detto prima, condotti dalla Fedrovitz, da un gruppo di lavoro tedesco su modello della cancerogenesi mammaria da DMBA, è stato visto che c'è una forte azione a livello di promozione della proliferazione cellulare. Quindi diciamo che la nostra ipotesi di base è che l'agente iniziante dato dalle basse dosi di radiazioni ionizzanti, una volta che appunto avvenuto il danno nella ghiandola mammaria, viene promosso dall'azione a lungo termine dell'effetto delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza. La cosa molto interessante è vedere, adesso stiamo ancora analizzando bene i dati, per esempio nel secondo gruppo dove c'era l'esposizione a 20 microtesla e a radiazioni gamma, abbiamo avuto una maggiore incidenza di tumori mammari benigni. A dimostrazione un po' di questo fatto, ovviamente l'azione quindi c'è sicuramente stato un'azione promovente importante data dal campo elettromagnetico. Per quanto riguarda i risultati degli altri studi, abbiamo presentato dei poster sul BT4CEM, quindi il possibile effetto sinergico tra aflatossina B1 e campi elettromagnetici. Abbiamo visto che sono stati aumentati molto anche il numero di foci epatici dati dalla aflatossina B1. Sarà molto interessante, adesso stiamo ancora nella fase di valutazione istopatologica per quanto riguarda il BT2CEM, quindi il sinergismo tra formaldeide e campi elettromagnetici. Molto interessante anche perché abbiamo fatto precedentemente un altro studio pubblicato nella New York Academy nel 2002, dove appunto pubblicavamo i risultati di un'azione della formaldeide, un effetto soprattutto leuchemogeno della formaldeide. Quindi sarà molto interessante valutare anche le eventuali possibilità di confronto con questi dati. Sì, salve, sono Francesco Pristerà dell'Associazione Minerva Pelti, che è un'associazione dei genitori di bambini oncoematologici che si occupa della prevenzione e lotta ai tumori infantili. Questo intervento, diciamo, lo volevo fare questa mattina, tanto per ribadire, molti di voi già lo sapranno, ma in Italia i tumori infantili, il recente studio, la monografia dell'AIRTUM, ha riconfermato che in Italia l'incidenza è la più alta in tutta Europa. Quindi quando, diciamo, qualcuno in generale cerca di gettare acqua sul fuoco su questo drammatico stato dei tumori infantili in Italia, è bene ricordare questo stato. I bambini italiani si ammalano più di tutti gli altri europei, e senza che stiamo a citare gli allarmismi che negli anni addietro abbiamo fatto su Taranto, piuttosto che su Brescia, piuttosto che su Colleferro, e che oggi stanno dando i loro risultati scientifici.
La domanda che volevo fare è una domanda piuttosto tecnica, se non so adesso se ancora c'è qualcuno che è in grado di rispondermi, riguardo sempre a tecnologie, diciamo, radar o similari. Volevo sapere se qualcuno ha idea se gli ILS, che sono quegli strumenti che servono per l'avvicinamento agli aeroporti degli aerei, e gli NDB, che sono i Not Directional Beacon, sempre dei radiofari a servizio del traffico aereo, piuttosto che di quello del traffico marittimo, ci sono studi che dimostrano, insomma, relazioni o emissioni tipo quelle fatte dai radar, quindi ILS e NDB. E un'ultima cosa, se qualcuno ci può fornire anche indicazioni circa studi sugli effetti sulle piante, perché purtroppo è difficile a farlo comprendere, però spesso uno studio fatto sugli effetti causati da radiofrequenze sulle piante magari è di più facile divulgazione piuttosto che andare a dire che 2, 10 o 100 bambini si sono ammalati in giro per l'Italia a fronte di questo, di fronte di questa stessa causa. Grazie. Sì, io posso rispondere sulle piante, perché stamattina avevo accennato qualcosa su questa cosa. In effetti ci sono pochissimi studi che riguardano l'influenza dei campi elettromagnetici sulle piante. Ce n'erano pochissimi fino a 2 anni fa, adesso la cosa sta aumentando. La cosa che si è notato comunque è che le piante sono molto molto più sensibili, se vogliamo, se si potesse fare un confronto rispetto agli organismi viventi, e cioè gli organismi animali. E quindi questa sensibilità nasce proprio dalla struttura del tessuto delle piante, in particolare proprio quello, io stamattina accennavo a reazioni particolari che sono reazioni redox che avvengono in molti insetti, ecco, in particolare quello. Intanto è vero che esiste uno studio su alcune piante commestibili in cui si alterano in queste piante le perossidasi. Le perossidasi sono degli enzimi che danno reazioni con i radicali liberi di cui abbiamo parlato, e quindi è evidente che anche la qualità, diciamo, la qualità della pianta ne risente, quindi deperisce, e la pianta cresce meno bene, riesce male e addirittura non cresce in alcuni casi. Ci sono alcune piante, per esempio, che non riescono sotto i campi elettromagnetici, stentano molto a crescere, quindi hanno dimensioni decisamente più ridotte. Ecco, questo è quello che so io sulle piante, perché ho fatto questo studio della perossidasi. Sì, e volevo aggiungere che esistono degli studi fatti sulle frequenze radar a Skrunda in Lettonia, dove c'era una batteria di radar che sono stati dismessi successivamente, ma che hanno irradiato per lunghi periodi le foreste circostanti, e sono stati fatti degli studi sulle piante di queste foreste, che hanno portato dei risultati molto interessanti per quanto riguarda gli effetti appunto botanici sulle strutture delle piante che erano in questi luoghi. Buonasera, sì. Dunque io vorrei fare una domanda al professor Lai e al professor Balteri, o anche agli altri ricercatori casomai interessati, su se ci sono state indagini sugli effetti dell'esposizione combinata alle radiofrequenze e al nanoparticolato metallico delle chemtrails, delle scie chimiche, sui sistemi biologici. Questo è un argomento che in qualche modo, come dire, ci dovrebbe coinvolgere, perché tutti in qualche modo respiriamo, ingeriamo inconsapevolmente una serie di sostanze che interagiscono con noi, con il nostro ambiente. Mi domando se ci sono studi. Grazie. Non lo so.
Prego, professor Lai. In realtà non è stato fatto molto per quello che riguarda le radiazioni della radiofrequenza e le nanoparticelle e gli effetti combinati, però ci sono degli studi dei trattamenti con dei carichi di nanoparticelle che cercano in qualche maniera di andare ad attaccare la radiofrequenza, quindi si tratta di particelle che utilizzano le radiazioni in radiofrequenza. Quindi si cerca in qualche maniera di utilizzare queste particelle sui tumori e utilizzare in qualche maniera la radiofrequenza per andare ad uccidere il tumore. E poi ha chiesto relativamente all'interazione con le particelle nell'aria e la radiofrequenza. In realtà non credo sia stato fatto molto, molta attività di ricerca. Sì, se posso... Se posso, io vorrei riagganciarmi a quello che ha detto presso lei e dire che forse in questo caso l'interazione tra particelle metalliche e radiofrequenze è un caso positivo. A parte che il professor Lai ha accennato alla termoablazione, molto spesso si iniettano nanoparticelle metalliche e poi si trattano con campi elettromagnetici oppure campi oscillanti, per esempio magnetici oscillanti o con ultrasuoni, per dare la termoablazione dei tumori, che è una cosa positiva. Invece mi sembra che la domanda si riferisse a quelle particelle metalliche che noi respiriamo. Beh, quelle con una logica veramente non se ne sa molto, né della loro, la loro tossicità si conosce, mentre non si sa molto dell'interazione dei campi elettromagnetici. Effettivamente questo potrebbe essere un tema di ricerca, perché così come sono volutamente dannose nei tumori, lo potrebbero essere negli organi sani, questo è sicuro, però non sappiamo niente su questa cosa. Quindi un altro l'aspetto positivo è che grazie proprio a questa interazione tra nanoparticelle medicate con particolari farmaci antitumorali all'interno delle cellule e stimolate con le onde elettromagnetiche, possono rilasciare questo farmaco in loco e quindi aiutare a combattere i tumori. Quindi non è sempre negativa la cosa, in alcuni casi l'applicazione può essere molto vantaggiosa. Non ci sono altre domande. No.